Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial, ragazzi. In questo nuovo video ti spiego come risolvere l'Easy Anti-Cheat, l'errore che proprio ce l'hanno quasi tantissimi giochi. Quindi in questo caso prendo un gioco in particolare, anche se al posto di Apex Legends c'è Fortnite, è la stessa cosa. Quindi se tu vai nel percorso file del gioco, io ad esempio vado nella sua cartella, la cartella del gioco, quindi Apex Legends, eccolo qua, Easy Anti-Cheat, trattino basso, setup, ok? Quindi apriamo prima il nostro launcher per il gioco, quindi se in questo caso è Fortnite, apri Epic Games, se è un altro gioco, apri Steam, se è un gioco dell'Electronic Arts, apri Electronic Arts. Ok, teniamo il launcher aperto. Andiamo un attimo su Easy Anti-Cheat Setup. Faccio un attimo, esegui come amministratore. Eccolo qua. Non mi resta che fare una disinstalla. Quindi disinstallazione. Ok, faccio di nuovo installa ora. Ora faccio la riparazione. Ok, finisci. Abbiamo finito. Poi andiamo un attimo su servizi. Ok, una volta entrati nei servizi andiamo a trovare il servizio Easy Anti-Cheat. Easy Anti-Cheat. Eccoli qua, tutti e due. Andiamo a cliccarci sopra. Facciamo tutte e due automatico e facciamo applica. Questo abbiamo messo automatico. Lo stesso vale anche per l'Easy Anti-Cheat di Epic Games. Quindi mettete automatico anche a questo. E Easy Anti-Cheat anche a questo, automatico. Una volta fatto, chiudiamo tutto. In descrizione vi ho lasciato un link che vi porterà sulla pagina per scaricare i driver per la Microsoft Visual Plus, quindi C++. Quindi andiamo su Chrome, eccolo qua. Qui ci sono tutte le architetture ARM64 per 86 per 64. Ovviamente per chi ha un sistema operativo a 64 bit va scaricato il per 64. Quindi in questo caso vanno anche scaricati tutti, anche se hai un sistema operativo a 32 bit o a 64 bit, quindi vanno scaricati tutti. Riparare, cioè scaricarle e installarle, ok. Accettiamo così. Io li avevo già installati questi driver, ad esempio come amministratore, tutti e due. Installiamo tutti e due. Questo non me l'aveva installato. Ok, pure l'altro. Ok. Nuovi driver, nuovi aggiornati. E non ci resta che cancellare questi e vedere se il nostro gioco parte, quindi vado sempre nella cartella del gioco, quindi visualizza le proprietà, visita, la Easy Anti-Cheat. Ok, facciamo un'altra riparazione. Ok, questo è già come segui, come già messo come segui amministratore. Andiamo sull'Easy Anti-Cheat del gioco, se c'è l'Easy Anti-Cheat Launcher nel vostro gioco, andate su mostra altre opzioni, proprietà, compatibilità, esegui questo programma come amministratore e non ci resta che avviare così il gioco. Il gioco si sta avviando. Questa non è una guida solo per Apex Legends, questa è proprio una riparazione dell'Easy Anti-Cheat in generale. Quindi va risolto in questo modo. Se il programma funziona correttamente. Sì. Ok, il gioco funziona, nessun problema
che Easy Anti-Cheat esce, ci ostacola così nel farci giocare, quindi abbiamo risolto così il problema. E se vi è stato utilissimo questo video, io ti consiglio di iscriverti al canale, di lasciare un like e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!